Ciao bella gente, bentornati in un nuovo episodio del nostro fantastico calendario dell'Abbevero. Oggi torniamo a parlare di birre ad alta gradazione alcolica, parliamo di una triple, nello specifico la Malle di Nyx. Ispirazione belga, realizzazione italiana, 9 gradi.7. Abbiamo con noi una triple che stretta un po' l'occhio alla tradizione, ma comunque con qualcosa un pelino più moderno. In che senso? Come abbiamo detto l'altra volta, lo stile delle triple nasce per cercare di contrastare in parte l'egemonia delle birre che arrivavano dall'est Europa in quel periodo storico e che stavano togliendo parti di mercato alle birre belghe. E quindi cercarono i belgi di creare uno stile che, nonostante la solita potenza loro, avesse comunque una bevibilità accentuata rispetto ad alcuni altri stili classici, che ne so, quadruple o double o tutto quel mondo là. Per cui abbiamo una birra chiara che tendenzialmente dovrebbe essere scorrevole, ma con un tenore alcolico abbastanza importante. Nel passare del tempo, parlando di stili di triple un po' più moderna, si parla comunque di una birra che aumenta ancora il grado di amaro relativo, ovviamente aumenta leggermente la luppolatura e va ad aumentare ulteriormente la secchezza sul finale. Mentre storicamente, un po' per scelta, un po' per limiti tecnici e tecnologici, la secchezza era presente, ma non era così tanto accentuata. La birra, come vedete, l'ho appena versata. Il colore, probabilmente con queste luci, non renderà. Comunque è un bel dorato, sì, è molto dorato, è molto. E molto acceso come colorazione. La schiuma è fantastica come prevede lo stile, forse ha un briciolo di bollicina in più rispetto ad altre birre nello stesso settore, ma comunque siamo entro soglia. È una schiuma molto compatta e persistente. L'aroma si sentiva già mentre la stavo versando. Purtroppo ancora non abbiamo una tecnologia che permetta di annusare a distanza. Fidatevi quando vi dico che ovviamente abbiamo tutto quello che si aspetta nella triple, per cui una parte di speziato, una parte di frutta pasta gialla, una parte di frutta pasta bianca. Ma scendendo un po' più nello specifico, possiamo trovare note di albicocca, note di pesca, un po' di fenolico che ricorda vagamente la banana, fino ad accenni quasi di chiodi di garofano. E comunque, anche qui lo dico sempre, è una sinestesia, non è un vero aroma. Abbiamo comunque delle note che ci ricordano qualcosa di tendenzialmente dolce. Provate a immaginare una sorta di crema pasticcera. Andiamo ad assaggiare. Allora, al palato riconfermiamo buona parte di quello che si è sentito in aroma, aggiungendo però anche un tocco leggerissimamente balsamico, dato probabilmente dall'alta gradazione alcolica, quindi da quel liquoroso che un pochettino fa capolino. Ma non è esagerato, sinceramente, da una birra che fa 9 gradi.7 mi sarei aspettato un warming molto più accentuato. Nella realtà dei fatti, la gradazione alcolica è relativamente ben nascosta. L'imbocco è ovviamente dolciastro, quindi ha un inizio dolce, uno svolgimento un pelino amaricante che pulisce il palato, nuovamente un picco dolce per andare a chiudere con un amaro relativo. Non vi aspettate un'amaricatura importante, però comunque ha un qualcosa che serve a pulire il palato e a dare una mano ad assaggiare il prossimo sorso. Nel complesso è una birra veramente equilibrata, che funziona molto bene anche questa con piatti tendenzialmente strutturati. Qualcosa in menù abbiamo che potrebbe funzionare molto bene, va bene anche per essere portata a casa e condivisa con la famiglia, con gli amici, con chi vi pare. E secondo me potrebbe essere un'ottima compagnia per le feste. Detto ciò, come chiesto l'altra volta, conoscevi lo stile delle triple? Siete venuti ad assaggiarle? Vi siete seduti al banco per assaggiare un po' e cominciare a capire di che cosa stiamo parlando? Forza, dai! Vi aspetto quindi domani con il prossimo video. Vi ricordo che lunedì prossimo, il 18, saremo eccezionalmente aperti e il 15 avremo una degustazione, un sacco di cose. Il 24 ve lo comincio già a dire, verso le 10:30, quegli orari lì, praticamente dopo zucco, io e Isa, come ogni anno da 10 anni a questa parte, apriremo il locale solo per bere, cucina chiusa, nessun servietto al tavolo, si fa casino, ci si dimentica di quello zio un po' razzista e omofobo che avevamo a casa, che è meglio andare via, e stiamo tutti insieme.
Ciao bella gente, ci vediamo domani.